Ora, visto che alcuni di voi stanno ancora inceppati con reroll, non reroll, come si rerolla, quando si rerolla, perché non si rerolla, eccetera, eccetera. Allora, banner attuali, quindi banner di punto attuali, hanno buttato subito Tsubasa. Ora è inutile che si fa chissà cosa, si deve rerollare finché non ti esce Tsubasa. Poi gli altri sono secondari, perché gli altri sono gacha. Sono gacha, e comunque indipendentemente, anche se non trovi subito, tra due settimane ne starei così pieno che praticamente ti abbufferai la wallera. Mo, andando sulla cosa del reroll veloce, provo a farvelo capire. Avete bisogno per forza dell'emulatore, non è che avete per forza bisogno dell'emulatore. L'emulatore è la base, l'emulatore è la prima cosa che vi serve per forza un emulatore. Quindi come si fa? Iniziamo dalla base, facciamo un emulatore vuoto. Quindi fate un emulatore vuoto, vi scarica i dati, ok? Quindi apri un emulatore pulito, che non ci vuole niente, qualsiasi PC regge un emulatore Nox tranquillamente, anche perché Nox è uno tra i più leggeri. Mentre lui ti scarica i dati, tu ti fai il tutorial, ok? Mentre lui ti scarica i dati, tu ti fai il tutorial. Allora, questo è un account base che non è mai loggato, quindi io ho fatto solo il tutorial sopra, io ho fatto il tutorial ancora devi entrare nel gioco. Quindi tu che cosa fai? Chiudi il gioco, non devi entrare dentro, non ti devi infilare dentro, chiudi il gioco e vai praticamente nel Nox Manager, quindi nel multistanza. Che cosa fai? Ti rimani un emulatore di base, vedi, io l'ho chiamato login base, l'ho chiamato qua login base, mettiamo tra virgolette, pulito. Quindi poi dopo, successivamente, che cosa ho fatto? Login base pulito, non mi fa cambiare il nome, ok. Login base pulito, quindi dopo che cosa ho fatto? Dopo che ho fatto login base pulito, clicchi sopra e fai copia, quindi copi di nuovo l'istanza. Quando tu copi l'istanza, ti crea una nuova istanza. Quindi ti vai a creare un'altra istanza, semplicissima come cosa, te lo ricrea. Tu lo apri, entri come ospite, nel caso in cui non ti aggrada, non ti piace quello che esce, non esce Tsubasa, non esce quello che ti deve uscire, esce una mezza merda, tu fai semplicemente tac, elimina, usi il cestino, login base, te lo elimini, cancelli, fai di nuovo copia e ti crei un'altra istanza. Ok, sull'istanza pulita, l'apro, faccio copia. E quindi giù mi creerà un'altra istanza. In quest'altra istanza io entro come ospite. Una volta che entro come ospite provo il reroll. Se va male ritornerò di nuovo qua sul login base pulito, rifarò di nuovo copia e entrerò un'altra volta. Quindi ci dovete soltanto perdere un po' di tempo.